nasce l'associazione temporanea di scopo Valentina Medita, costituita dalle associazioni Comunità RNCD e Viridis. L'obiettivo è quello di portare l'esperienza della meditazione nei diversi ambiti sociali, ovvero le scuole, le famiglie e il lavoro. La mascotte dell'iniziativa è la lumaca della Valentina Medita. Il gruppo nasce dall'unione della comunità CNRD e Viridis, proprio con l'intento di dare una continuazione a tutto il lavoro svolto da novembre 2023 fino a giugno 2024 nella mediateca di Pontecagnano Faiano durante il primo corso di meditazione scienza umana integrale. È stata un'esperienza molto ricca, non solo di teoria ma anche di pratica, grazie a tutto all'intervento di una serie di relatori. Abbiamo sperimentato insieme ai partecipanti che è possibile fare rete e creare una comunità che ha lo scopo di andare a nutrire non solo i valori ma anche quelle parti di noi più profonde che molto spesso teniamo al buio e in silenzio, e andare a risvegliare un po' il nostro bambino interiore. Il lavoro che abbiamo intenzione di promuovere come ATS Valentina Medita è sostanzialmente all'interno delle scuole, ma anche negli ambiti sociali diversi, famiglia, lavoro, ambiti lavorativi, per portare appunto la meditazione, e si svolgerà su tre linee fondamentali, linee guida diciamo, e ci fa molto piacere questa cosa. Si è concluso il 9 giugno questo in primo percorso, che ha visto oltre 150 partecipanti, diversi relatori che si sono impegnati in maniera gratuita, del tutto gratuita, noi che ringraziamo. E adesso passiamo alla seconda fase del progetto. Noi come associazione abbiamo partecipato a un progetto molto importante di rilevanza sociale. Come associazione teniamo a cuore innanzitutto il benessere a 360 gradi del singolo nella collettività, quindi rilevanza anche da un punto di vista sociale. Il progetto che abbiamo seguito presso la Mediateca di Pontecagnano, dove amministratori di grande sensibilità hanno compreso l'importanza della meditazione, abbiamo seguito questo corso di meditazione energetica trascendentale scienze umane integrale, e durante questo breve corso abbiamo compreso la grande importanza, percorso iniziato a ottobre 2023, della meditazione nelle varie comunità educande, perché è un'apertura verso sé e verso l'altro.